Salve amici di Professione LED, oggi torniamo su un argomento che abbiamo trattato in altre forme, però credo che, dato che ricevo sempre telefonate, domande in chat e anche via mail su questo argomento, tornarci sopra non sia male. Allora, l'argomento è come dividere, come tagliare una striscia LED. Allora, ovviamente non tutti hanno manualità con le strisce LED, specialmente quando si fanno dei lavori hobbistici in casa. E noi quindi vogliamo farvi vedere come e dove bisogna tagliare le strisce LED. Allora, io ho preso due modelli di striscia, in questo caso ho preso una 60 LED metro e poi ho preso una striscia che ha molti più LED per metro, in questo caso dovrebbero essere non meno di 120 LED metro. In entrambi i casi, voi potete osservare come ogni tot di LED, in questo caso sono 6 LED, e in questo caso invece sono 3 LED, c'è una zona di taglio con il rame esposto. Ok, sia qui che qui. E c'è anche l'immaginina di una forbice, di una forbicetta dove noi possiamo andare a tagliare. Allora, mettiamo un attimino da parte questa perché ne parliamo per un altro motivo. Io vi faccio vedere fisicamente cosa fare. Bisogna munirsi ovviamente di una forbice. Io ho quella da elettricista, ma comunque una forbice che taglia bene è assolutamente necessaria. Ci posizioniamo al centro, quindi fra questo ovale di rame. La striscia va tagliata in centro, ok? Dopodiché ci apprestiamo a tagliare. Ta. Ci resterà un metà di rame a destra e un metà di rame a sinistra, ok? Ecco, quindi abbiamo fatto il taglio, era così, abbiamo fatto il taglio così. Perché è importante che ci resti il rame a destra e a sinistra? Perché se dobbiamo fare le saldature ci servirà di mettere un po' di stagno qui, un po' di stagno qui, un po' di stagno qui, un po' di stagno qui e poi mettere il filo. Se usiamo dei connettori, ovviamente il connettore va a fare contatto sulla parte di rame che noi abbiamo lasciato esposta. Ok? Quindi cosa accadrà? Accadrà che noi andiamo a inserire il pezzettino di striscia che ci siamo tagliati. Un attimino di pazienza. Ecco qui, lo andiamo a inserire così. Oggi mi vuole fare un po' penare, ma lo facciamo lo stesso, sapete. Ecco, vedete come lo andiamo a inserire? Tac. E dove va a fare contatto? Su due puntini di rame che noi abbiamo lasciato esposti. Similmente da questa parte cosa faremo? Inseriamo il connettore. E dove andrà a fare contatto? Sulla parte di rame che noi abbiamo lasciato esposta. Ok? Infatti poi noi chiudiamo e in questo caso abbiamo ricomposto la nostra striscia. Se usiamo un connettore angolare è la stessa cosa, se usiamo un connettore doppio confilo oppure singolo confilo è la stessa cosa. Se abbiamo un pezzo di striscia e ci mettiamo questo qui, faremo il medesimo lavoro, ma dobbiamo, come abbiamo detto, lasciare esposte queste due parti di rame. Comprendete anche perché i connettori si possono usare solo per alcune strisce. Normalmente strisce fino a 60 LED metro. Perché? Perché qui c'è lo spazio per inserire il connettore. Vedete, io inserisco il connettore e poi mi rimane lo spazio con il LED esposto. Se io già lo vado a fare su una striscia con molto più LED, guardate, ne taglio un pezzo. Nuovamente, tagliamo a metà, lasciamo esposto il rame. Riprendiamo il nostro connettore, come voi potete ben vedere io non lo posso inserire, semplicemente perché, a parte che questo è già più largo, è 12 mm, ok? Ma in ogni caso, anche se io riuscissi a inserirlo fin qua, si andrebbe a chiudere il connettore sopra il LED. Vedete, non si chiude. Quindi per strisce LED fino a 60 LED metro è possibile usare i connettori. Tutte le strisce da 60 LED in su, di solito il taglio superiore è 120 LED metro, non è possibile utilizzare nessun connettore, quindi andiamo a tagliare la striscia a metà, dovremmo fare saldatura, saldatura, filo, filo. Ok? Quindi abbiamo compreso che le strisce vanno tagliate nella zona del rame a metà, lasciando esposto metà rame e metà rame. I connettori li possiamo utilizzare se non vogliamo fare le saldature per strisce fino a 60 LED metro, perché superiore a 60 LED metro non c'è lo spazio per poi inserire e chiudere il connettore.
Speriamo di essere stati chiari. Se avete ancora dei dubbi o volete farci delle domande in merito a questo argomento, vi rispondiamo come sempre dai commenti di YouTube oppure a info@professioneled.com. A presto.